La scorsa estate il Napoli ha fatto un mercato di entrata molto importante. Sono arrivati infatti giocatori del calibro di Alessandro Buongiorno, Scott McTominay, Billy Gilmour, David Neres e Romelu Lukaku. In contemporanea però ci sono stati dei calciatori che hanno fatto il percorso inverso, hanno lasciato Napoli per cercare fortuna altrove. Più in particolare parliamo di quattro calciatori oggi: Nathan, Jens Kajust, Jesper Lindstrom e Victor Osimhen. Siamo a ottobre e qualche partita si è giocata. Questi quattro giocatori cosa staranno combinando lontano da Napoli? Via con la sigla e parliamone. Benvenuti o bentornati, signori. Io sono Dario detto il Darion e in questo video parliamo un po' di questi quattro prestiti che il Napoli ha fatto in uscita nel mercato estivo 2024. Direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e partiamo subito con Nathan. Prendiamo quindi il nostro bel aeroplanino, molto umile. Partiamo da Capo Chino e andiamo in Spagna, direzione Siviglia, patria del derby sevigliano tra appunto il Siviglia e il Betis. Non so quante volte ho detto Siviglia nell'ultima frase. Andiamo dai cugini biancoverdi che quest'estate hanno prelevato dal Napoli Nathan Bernardo da Souza, l'uomo che nella mente della società doveva essere l'erede di Kim. E evidentemente qualcosa è andato storto. Come si sta comportando Nathan al Betis? Direi tutto sommato molto bene, perché comunque sta trovando molto minutaggio. Più nel dettaglio, Nathan finora ha collezionato la bellezza di 11 presenze, 8 nel campionato spagnolo, 2 nelle qualificazioni di Conference League e una nella fase campionato della Conference League. Andando a ordinare la rosa del Betis per minuti giocati, notiamo che Nathan è il quinto calciatore più utilizzato, ben 635 minuti tra campionato e coppe. A dimostrazione quindi che Manuel Pellegrini, l'allenatore del Betis, ha molta fiducia nel ragazzo e evidentemente era questo forse il problema principale di Nathan, perché tralasciando tutti i vari problemi che abbiamo avuto lo scorso anno, è anche vero che questo povero Cristo lo scorso anno non ha mai avuto la fiducia di nessuno dei tre allenatori. Ricordiamoci di Garcia che usava la scusa dell'italiano, poi arriva Mazzarri che giustamente arriva in corso d'opera e si butta sui titolarissimi e poi Calzona quando ormai la situazione era andata a quel paese. Al Betis Nathan ha trovato un allenatore che sin dal primo momento ha avuto fiducia in lui e diciamo che questa fiducia sta pagando, anche se in realtà qualche piccola sbavatura difensiva c'è stata in queste 9 partite, però nel complesso si sta comportando bene Nathan, tant'è che i tifosi del Betis hanno addirittura ringraziato quelli del Napoli per avergli dato uno dei giocatori più forti che attualmente hanno in rosa. Quindi potremmo teoricamente parlare anche di rimpianto per il Napoli. Questo ce lo dirà il tempo, però io vi ricordo che Nathan è in prestito sia al Betis, ma esiste un diritto di riscatto che quindi dipenderà dalle prestazioni del brasiliano. Se continuerà così, molto probabilmente lo perderemo per sempre. Riprendiamo il nostro umilissimo aereo e dalla Spagna voliamo in Inghilterra, più precisamente a Ipswich, capoluogo della contea di Suffolk. In questa città si trova l'Ipswich Town, molto banalmente. Squadra che quest'estate ha prelevato da Napoli Jens Kajust, o meglio, Jens Kajesti. come sta andando il prestito di Kajust in Premier League? Decisamente male. Se volessimo fare una classifica del rendimento dei giocatori in prestito, molto probabilmente Kajust si troverebbe all'ultimo posto. Sono appena 3 le presenze collezionate finora dallo svedese all'Ipswich, 2 in Premier League e una nella Carabao Cup. Ordinando la rosa dell'Ipswich per minuti giocati, noteremo che Kajust è il 20° calciatore per minuti giocati, appena 145 in tutte le competizioni. A dimostrazione quindi che Kajus non è proprio il titolare inamovibile per l'allenatore dell'Ipswich. E aggiungiamoci poi che nell'ultima giornata di Premier per prepausa Kajus non è stato nemmeno convocato per un potenziale infortunio al ginocchio. Quindi non solo non è ben visto dall'allenatore, ma è anche diciamo sfortunato con gli infortuni. Attenzione però perché il trasferimento permanente di Kajus all'Ipswich non dipende del tutto dal suo rendimento. Questo perché sì, è andato all'Ipswich in prestito con diritto di riscatto, ma il riscatto può diventare obbligatorio se l'Ipswich si salva. E al momento l'Ipswich si trova a un punto dalla zona rossa.
17esimo con 4 punti, quindi tocca sperare nella salvezza dell'Ipswich e chissà, può essere che Caius nel momento più importante della stagione tira fuori la prestazione e salva l'Ipswich, questo lo scopriremo solo vivendo. Rimaniamo in Inghilterra, però questa volta voliamo un po' più verso nord, più precisamente a Liverpool, patria di due grandi società inglesi, l'Everton e ovviamente il Liverpool. Andiamo dai Toffees, che recentemente sono stati anche comprati da Friedkin. Quest'estate l'Everton ha prelevato dal Napoli Jesper Lindstrom, il calciatore verso il quale tanti tifosi del Napoli, me in primis, lo scorso anno ci avevano visto del potenziale importante, potenziale che purtroppo non è stato per niente espresso. Per lui 7 presenze finora in stagione, 4 in Premier League, 2 nella Carabao Cup e una nell'EFL Trophy, che è una competizione che viene giocata dalle squadre under in Inghilterra. A livello di minutaggio, Lindstrom è il 14esimo calciatore più utilizzato dall'Everton, 335 minuti tra campionato e coppe. Il dato che però balza all'occhio è la produzione offensiva, perché in questo caso parliamo di attaccante e un attaccante deve saper fare gol e assist, e finora Lindstrom ha collezionato soltanto un assist in 7 partite. Tra l'altro l'assist è arrivato nella partita dell'EFL Trophy, quindi nelle partite con l'Under 21, non proprio il massimo sotto questo punto di vista. Diciamo che al momento Lindstrom ha ancora la fiducia tra virgolette dell'allenatore, ma se non si sveglia producendo assist o gol, mi sa che a breve perderà anche il posto. E questa è una notizia, diciamo, potenzialmente negativa, perché il riscatto di Lindstrom dipende esclusivamente dalle sue prestazioni. Non è come Caius che diventa ufficialmente un giocatore dell'Ipswich se l'Ipswich si salva. In questo caso è un prestito con diritto, quindi Lindstrom, se non fa vedere qualcosa, molto probabilmente la prossima estate tornerà qui a Napoli. E signori, chiudiamo il nostro viaggio itinerante per l'Europa andando in terra turca, a Istanbul, patria di tantissime società sportive di calcio. Soffermiamoci però sul Galatasaray, che quest'estate preleva dal Napoli Victor Osimhen, e stiamo parlando di un trasferimento importante, perché comunque il Galatasaray va a prendere uno dei centravanti migliori che ci sono in circolazione attualmente in Europa e lo prende in prestito secco. Come si sta comportando Osimhen al Galatasaray? Tutto sommato bene. 4 partite finora collezionate, 3 nel campionato turco e 1 in Europa League. In 4 partite porta a casa 2 gol e 4 assist, quindi dal punto di vista realizzativo molto molto bene. A livello di minutaggio, Osimhen è il 13esimo calciatore più utilizzato nel Galatasaray, ben 302 minuti giocati. Tenete conto però che Osimhen è arrivato al Galatasaray a stagione in corso, quindi le prime partite le ha saltate. E che dire, il suo rendimento sicuramente è positivo, perché 2 gol e 4 assist in 4 partite è uno score assolutamente importante. Se continua così, ovviamente il suo rendimento attirerà molto probabilmente già a gennaio qualche club grosso. E attenzione, perché già si sta cominciando a parlare di qualche trattativa già per gennaio. Lo stesso Galatasaray si dice che sia intenzionato a comprare Osimhen già a gennaio, sborsando ben 75 milioni. Evidentemente Galatasaray c'ha i soldi che gli escono un po' da tutte le parti. Piccola postilla riguardo Osimhen: nell'ultima partita si è infortunato. Nell'ultima partita di campionato contro il Kasimpasa, Osimhen ha subito uno stiramento alla coscia sinistra con conseguente edema. I tempi di recupero sono di circa un mese e mezzo, quindi tornerà a giocare non prima della metà di novembre. Sappiamo benissimo che la propensione agli infortuni è uno dei punti deboli di Osimhen, è una di quelle cose che ti fa pensare, che ti fa dire: vale la pena spendere tutti questi soldi per un attaccante che si infortuna spesso, che extra campo ti dà qualche problemino, che quando va in nazionale si infortuna sempre e che poi ogni tot anni ti lascia, diciamo, appeso tra virgolette a gennaio per fare la Coppa d'Africa, però non è colpa sua. Però tutte queste cose messe insieme
ti fanno pensare: vale la pena spendere tutti questi soldi? E questo problema, diciamo che lo abbiamo affrontato, l'abbiamo vissuto quest'estate, visto che Osimhen a mercato chiuso non aveva ancora trovato una sistemazione. Quindi, ricapitolando, ragazzi, finora i due giocatori che si stanno mettendo più in mostra, tra virgolette, sono sicuramente Osimhen e specialmente Nathan, mentre Kajust possiamo considerarlo un po' il peggiore finora tra i quattro, mentre Lindstrom così e così, però non sta facendo questo granché all'Everton. Ricordo però che siamo appena a ottobre, quindi tra un mese potrebbe cambiare la situazione. Vediamo come si evolveranno questi prestiti. Quindi, detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. Detto questo, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi ci vediamo alla prossima. E sempre e comunque, forza Napoli!